Un saluto a tutti i miei fans e non. Volevo parlarvi in questa seconda lezione degli accordi essenziali per fare un po' tutti i brani. Sono i maggiori, i minori, il settima, i bemolle e i diesis. Maggiore, ad esempio, Do maggiore, Re maggiore, Mi maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore, La maggiore, Si maggiore. Minori, Do minore, Re minore, Mi minore, Fa minore, Sol minore, La minore, Si minore. Settima, Do settima, Re settima, Mi settima, Fa settima, Sol settima, La settima, Si settima. Poi per quanto riguarda i diesis e i bemolle, possiamo usare il barré. Per esempio, se facciamo la posizione spostata dal Mi al Fa, perché nella scala nella scala musicale normale della scala maggiore, che si prende in considerazione che si usa sulla chitarra per trovarsi tutte le note, c'è tra il Mi e il Fa e il Si, Do il semitono. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tra il Mi e il Fa e il Si, Do il semitono. Quindi la distanza più breve è il semitono, è di due tasti, la distanza più lunga è il tono di tre tasti. E allora, se noi abbiamo il Mi, spostandolo e mettendo il barré, diventa Fa. Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La diesis, Si, Do. Ancora, se noi abbiamo il La, diventa Si bemolle, Si, Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi. In questo modo possiamo avere tutti i bemolle e i diesis. Ricordiamoci che andando avanti sulla tastiera, chiameremo l'accordo dal Fa diesis. Andando indietro dal Sol, lo chiameremo Sol bemolle.